Talito che sta di sambuca, gli occhi li ripeto di non piangere. Chiuso in casa come fossi in carcere, col chiuso di Los Angeles. So bene come ci si sente al margine, ma più sono fragile, più scrivo per le magiche. Prendo a calci, tu immaginati un ciclo, i giorni come pagine di un libro. Un video dove la via più facile è il suicidio. Da solo al buio dentro la voragine, ingerito un bambino, costretto a diventare cattivo. Devil may cry. Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di DMC, Devil May Cry. Allora, prima di iniziare la missione numero 18, abbiamo un altro appunto abilità da usare, vediamo cosa possiamo fare. Allora, durante una schivata, la schivata angelica, non sarebbe male questa. Direi appunto di sì, LT più RB non sarebbe male. Schivata demoniaca, RT più RB, questa non me la ricordavo di averla, vedete quante ne scopro? Non la sapevo. Vediamo gli oggetti che possiamo prendere. La stella non ne possiamo prendere più della salute. Mi direi di tenerci i punti da parte e poi di usarle durante la missione. E la numero 18, la tana del demonio, per prendere qualche stella della vita. Ce l'hai fatta. Siamo una squadra. Io sono più forte. Io più intelligente. Io più bello. Mundus è dietro quella porta. Non facciamolo aspettare. Comunque io ce l'ho più grosso. C'è proprio gara tra fratelli. Mamma mia. Sì, dobbiamo sbloccare la porta, signori. Il problema è che non mi ricordo come. Com'è? Non mi ricordo come si sblocca. Ah, penso... cioè, devo fare questi incroci. Non mi ricordo. Qua ci perderemo un po'. Vediamo un attimo, forse devo andare di qua. Allora, una stella l'abbiamo recuperata, vediamo cos'è. È una piccola, ok. Vediamo un attimino, perché adesso devo ricordarmi un po', devo fare un po' di mente locale, signori. Non è che mi ricordo tutto, a memoria. Quindi magari, forse devo andare qui in... Cioè, dovrò andare sicuramente di qua per trovare qualcosa. Per aprire le porte. Per eseguire la combinazione. Quindi... presumo ci sia qualcosa da fare. Cos'è? Ah no, ho solo un riflesso, ok. Penso di dover fare queste missioni qua, non lo so, vediamo cosa dobbiamo fare. Cos'è? Ma cos'è qui? Devo tirare? Vabbè. Ok, vedete, si è praticamente attivato questo meccanismo appunto che ci mostra dove dobbiamo mandare tutto, in poche parole. Dove dobbiamo mandare tutto, per questo, vai, muori strega malvagia. Te muori, muori, sfascia tutto, lo scudo, dai. Allora, te Stigia ne hai rotto le scatole, guarda. Ah no, anche questi ci stanno adesso. Aspetta, perché fare così tanto? Quando posso sparargli e fargli esplodere. Tijan, te hai rotto. Olè. Ah, muori, oh. Muori malissimo, finalmente, oh. Ok, allora, già il primo meccanismo l'abbiamo sbloccato. Mi ricordavo che c'era un meccanismo da dover fare. Perfetto, allora, il primo è già andato. Vedete, questo serviva per il riflesso, ok. Ora, non so se io debba fare tutti i meccanismi prima oppure devo farli uno per volta in modo da poter sbloccare. Non lo so, non mi ricordo, vabbè. Un generatore è attivo. Bene, riavvio questo server. Devo mettere... la stella, non lo so, qui, boh. Sì, come li allineo?
Cioè non... Ah, il mare è qua? Fermo, Dante, non fare cagate. Vai. Ok. Via. Ok, il primo già è andato. Aspetta un attimo. Almeno questo ce lo leviamo da qui, signori, eh. Perché non vorrei desse fastidio. Quindi, allora, il primo è già allineato, che è questo qui, il mare. Ok. Primo allineato. Ora andiamo dagli altri quattro, vediamo cosa dobbiamo fare qua, signori. Qua non c'è nulla e l'abbiamo appurato. Andiamo nell'altra direzione, non dove c'è il segnale, appunto. Ok, c'è proprio. Ok, l'indicazione. Mamma mia, che sono geniale oggi. Guardate, oggi mi sento proprio un genio incompreso. Dai, scendi giù. Qua direi di usare delle stelle del Devil Trigger in modo da eliminarli velocemente questi avversari, se no ci rompono le scatole, signore. Sinceramente non ci voglio ripetere troppo tempo con loro. Vai, attivata. Ah, questa è la stella pentagonale. La stella pentagonale, oh. Ok, anche la seconda è andata. Ok, questo qua lo possiamo battere subito. Meno male che non c'è la strega. Perché non l'ha fatta l'evasione? Non me l'ha fatta l'evasione, perfetta. Come on. Vabbè, userò le evasioni normali, signori, oh. Non c'è niente da fare. Userò solo queste. Basta, evasione perfetta. Avvicinatevi tutti, bei demoni. L'ha ammazzato qualcuno? Sì, ha voglia, ne ha ammazzati due, mi sa. Nel prossimo vediamo un attimino cosa c'è come demoni. In modo da non evitare, cioè evitare di fare di starci 3 ore. Ho capito che il livello si finirà quando appunto dovrò aprire la porta, però non è neanche giusto che io debba fare tutte queste cose qua. Perdere tutto sto tempo. Ok, muori malissimo. Abbiamo un altro punto. Ok, usciamo. Se me lo consentite, signori, durante queste missioncine taglierò magari le parti in cui da questi in poi in cui battere i nemici, perché appunto non è che abbia molto senso. Taglierò anche questi fail, signori. Ahia, mi sono fatto male. Perché avevo l'altra cacchio di cosa. Dov'è la stella? No, qua c'è la luna. Ah, ok, la stella è qui, perfetto. No, proprio centrato. Mamma mia, che centro. Come on. Ne mancano due. Anche se secondo me questi qua li devo spostare un attimino. Perché allora, secondo me questi qua vanno messi di qui. Vediamo un attimino. Ce ne liberiamo un attimo. Ok. Dai. Ok. Ora andiamo di qua. Andiamo a sbloccare gli altri ingranaggi. Ah, c'è la torre, usiamola. Oggetti, stella vitale piccola. Equipaggiamento. Slancio cosa faceva? Usiamo questo per il payoff, va. A cacchio. Vai, vai, Dante. Cosa devo fare qui adesso? Devo saltare? Ah, là c'era un'anima figa, però va a saperlo. Cioè adesso io qui dovrei andare da qua. È giù, no, è giusta la strada, ok. Ok, allora andiamo a sbloccare l'altro ingranaggio. Perfetto, adesso ci saranno i soliti nemici. Ok, anche il terzo è andato, signori. Qua, ovviamente, vi ripeto, per risparmiare un pochino di tempo. Mettete caso... Perché adesso non mi ricordo il livello, ma mettete caso che io debba poi battermi con Mundus. Non lo so, però, capite, non si sa mai. Meglio risparmiare un po' di tempo, vai. Anche se lì c'era un'anima da prendere, però rimane l'incognita di come arrivarci. Però ci siamo arrivati lo stesso. Un'anima. Quanti sono? 3 anime. Ok, una su 3 l'ho presa, dai. Perfetto, dai. Torniamo indietro, attiviamo i meccanismi. Vediamo un attimino come impostare adesso tutti i meccanismi. Il brutto è che non sto trovando neanche i ragnetti per prendere i nostri soliti punti. Allora, qua va il sole. Dovrei averlo qua il sole. Quindi là va la luna. Perfetto. Allora li ho messi sincronizzati perfetti. Va. Un altro.
Mi sa che lo so proprio a posto. Ok. È rimasto l'ultimo, signori. Andiamo a sbloccarlo. Bello veloce. Bello veloce, veloce. Eccolo lì, perfetto. Devo buttarmi. Devo buttarmi? No, c'è la strada. C'è il sentiero. Mica bello il sentiero. E là c'è anche un'anima. Il bello poi come salire. Però vabbè, prendiamo l'anima, chi se ne frega. 2 su 3. Voglio vedere adesso poi come ci arrivo. No, ci è arrivato lo stesso. Ah, buono, dai. Là c'è una porta. E qua c'è l'ultimo meccanismo. E io come ci arrivo qua? Secondo la tua modesta intenzione. Ah, c'è il percorso. C'è sempre il percorso, signori. Volevo usare il Devil Trigger, ma neanche l'ho usato. Rendetevi conto. Ok. E anche l'ultimo meccanismo, signori, è attivo. Abbiamo finito poi, perché è già allineato. Ok, battiamo l'oro. Ok, allora, abbiamo finito, signori. Abbiamo sbloccato tutti e quattro gli ingranaggi. Saranno già completamente allineati. Ora, ritorniamo da Virgile e vediamo cosa dobbiamo fare. Non penso che il livello sia finito. Infatti. Devo far cadere qualcosa qui. Perché, vedete, c'è un impedimento. Con l'avanzamento del raggio, diciamo. Allora, vediamo un attimino come fare. Allora, perché qui torna indietro. No, no, è giusto. Che cacchio dico anch'io? È giusto. È giusto perché c'è. Fa fu. Avete capito? Proprio spiegazione ad hoc. Vai, levati. Vedete qua quando stiamo ormai. Siamo arrivati alla fine ormai, signori. Mancheranno 2 livelli. Ok, già tutto allineato. Quindi abbiamo finito, mi sa. Vediamo. Attimino, cosa c'è da fare? Tutto pronto. Sai cosa fare? Tu lo attiri fuori. Io chiudo la porta infernale con Yamato. Poi lo uccidiamo. Idee su come attirarlo fuori? Ho Abbiamo ucciso suo figlio. Scatena la sua rabbia. capito. Ma non cercare di ucciderlo. È immortale finché non chiudo la porta infernale. Va bene. Questo è tutto, Dante. Dobbiamo affidarci l'uno all'altro completamente, senza esitare. Siamo fratelli, dopo tutto. È il momento di farla finita, signore. Un altro livello completato. Vediamo che grado mi lascia. Vediamo. Grado S, non male. Perfetto, perfetto. 2 anime le abbiamo trovate. Ok, a posto così allora, signori. Un'altra missioncina l'abbiamo finita. Ne mancheranno 2, mi sa, al massimo. E va bene, signore. Allora direi che per quest'altra parte è tutto. Spero vi sia piaciuta. Mi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook e seguirmi su Twitter e di andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamenti di 10 in sconto o su Instant Gaming. Ci vediamo nella prossima parte, guys. Ciao!